Vabbè, noi siamo abituati a contestazioni, quindi siamo più preparati. Comunque a me dispiace, nel senso, mi dispiace che finisce campionato e dall'altra parte sono contento che finisce. Nel senso che sicuramente la posizione è, tanto l'ultima partita non dice niente sulla classifica, ma io spero che ancora quei resti che ci sono rimasti cercheranno di fare una partita per far vedere che sanno fare anche qualche cosina. E certamente che dopo un campionato così penso che bisogna cambiare qualche cosa, poi sicuramente anche il campionato di B è diverso da Serie A, però uno vuole preparare anche futuro in Serie A. Beh, io la vivo bene, io sono venuto a metà febbraio pensando già al campionato di prossimo anno, poi è normale che bisogna vedere che cosa riusciamo a fare come società per darci la soddisfazione ai tifosi. Io penso che siano giocatori interessanti, poi il discorso bisogna sempre aspettare campo, ma in partenza mi danno delle garanzie di poter fare qualche cosa di meglio. Poi il mercato, io spero che non finisce il 31 agosto, ma che riusciamo a fare la maggior parte prima del ritiro. Noi partiamo 10 per lavorare. Quella data in percentuale, entro quella data vorresti una squadra composta al 60%, che cosa fa? Io vorrei 100, anche se so che non succederà mai, però bisogna lavorare per cercare di fare una squadra che sta insieme, che si abitua a lavorare insieme. Io agli arrivi dopo, inserimenti dopo, non ci credo.